Allora, l'Arca è un politico a trasformazione, cioè a dire si muove. Ha quattro movimenti in successione e una volta questi movimenti erano fatti a mano, adesso invece sono stati meccanizzati in questa sorta di macchina che è alle mie spalle. La storia è una storia italo-americana, una storia di emarginazione, di lotta, di lavoro. Deriva come struttura, quest'arca deriva come idea dal grande altare di Isenheim, di Grunewald, che è una delle opere più grandiose dell'Occidente del Cinquecento. Quest'opera io me la sono portata dentro per anni finché facendo un viaggio in America ho avuto un impatto con la realtà americana così forte che con una reazione chimica il discorso è precipitato ed è uscita quest'arca. Quest'arca si chiama arca perché è un contenitore di storie. Si chiama dei quattro cantoni perché riguarda i quattro angoli del mondo dove l'umanità è andata spersa soprattutto per lavoro. Si chiama dei quattro cantoni anche perché dalle parti mie il cantone o cantonello è il culetto del pane. E poi anche si chiama Arca dei quattro cantoni perché io vivo e lavoro in via dei quattro cantoni. Comunque la storia parte da Sacco e Vanzetti, cioè al posto del Cristo dei politici antichi, che troneggiava sempre al centro della scena, qui c'è invece il sacrificio di due santi laici, che sono Sacco e Vanzetti, che in questo momento non si vedono, ma forse... Ecco, questa diciamo che è una preapertura che mostra il primo movimento. Primo movimento che l'impostazione è tutta su Sacco e Vanzetti. Sacco che muore sulla sedia elettrica, Vanzetti è già morto e viene portato via e c'è una sorta di deposizione che è riflessa sui muri. Di qua c'è Sacco che muore, al momento della morte si proiettano sul muro i suoi ricordi, i suoi ultimi momenti, le cose della sua giovinezza, le aquile impagliate, i diavoli delle feste di paese. E sul fondo c'è invece una finestra dove c'è la grande madre americana coperta da una tenda da strisce, che ha dato da mangiare a tanti milioni di persone. E di qua c'è la caduta di un altro anarchico, Salcedo, che cade stella fra le stelle, si frantuma. A destra e a sinistra ci sono due testimoni di questo sacrificio. Una volta assistevano i santi, questi invece, sono due personaggi del contemporanei, il nero americano che ha perso qualsiasi identità, della sua identità non resta che un bidone con una belva sopra, dipinta sopra, un serpente che in fondo non è altro che un microfono e poi cose hollywoodiane sul fondo, camicie a colori che sono i colori dell'allegria a buon prezzo. Di là c'è l'astronauta che trova Ria sulla Luna, ma non trova, sul suo casco non c'è la bandiera americana, sul suo casco c'è la foto di una famiglia di emigranti che sono arrivati sulla Luna molto prima di chiunque altro.
Sotto c'è la storia della sorella di Vanzetti che riporta in patria le ceneri dei due e, fatto storico quasi incredibile, siccome quei signori non avevano nulla da dargli per metterci dentro le ceneri, lei trovò un bossolo e riportò le ceneri in Italia in un bossolo di cannone. E qui c'è il secondo movimento. Il secondo movimento mostra una grande città al centro, una grande città americana, una megalopoli asettica, violenta, piena di tubi che portano dappertutto solitudine e disperazione. Può essere vissuta soltanto di corsa, come sta facendo il giocatore di football americano. A destra e a sinistra due fatti che riguardano proprio la costruzione di questo mondo nuovo. C'è una nave di emigranti che va verso questo sogno americano che è dipinto come una nuvola a forma di statua della libertà, e sono accompagnati e contemporaneamente divisi da questa grande onda. Di qua invece c'è la stanzetta, una delle stanzette dove vivevano i costruttori di questa realtà, cioè povera, miserabile, piena di oggetti, cioè vuota di oggetti, ma quei pochi sono oggetti di sopravvivenza. Un lettino con dei ricordi di carezze, di mani, di occhi stampati sul guanciale, una luce terrosa che ricorda la terra da cui vengono. Sopra è ancora fermo il cielo, la lunetta rimarrà ferma così fino alla fine, in questa sua assoluta indifferenza a qualsiasi evento umano, a qualsiasi fatto succeda in basso. Il terzo movimento mostra un grande muro come quello delle case americane, questi grandi muri rossi. Su questi muri vengono proiettati ricordi, vissute esistenze, cioè la solitudine della vecchiaia, questo vecchio che anche nel dormendo sogna di essere mandato al di là del muro. C'è la vecchia che ha il telecomando e aspetta di vedere Dio in televisione, come dice il verso di Ferlinghetti che è sulla sua testa. Di là c'è il cantante rock che fa il suo concerto per la fame nel mondo, ma la fame nel mondo è diventato ormai un oggetto, come un soprammobile. Quel ragazzino nero sembra un oggetto, c'ha anche un merletto su cui poggia. E c'è un altro verso di Ferlinghetti che dice: abbiamo tappato le nostre orecchie con la gomma americana. E la scena in fondo è una mamma vietnamita, e questo è un documento proprio della guerra del Vietnam, che è una mamma che stringe al seno il figliuolo morto col napalm. Tende la mano per chiedere aiuto e la donna occidentale che io ho dipinto su delle mattonelle come di cucina o di cesso è molto perplessa. Tenderebbe anche la mano, ma coperta da un guanto, perché non si può mai sapere. Al centro c'è questa finestra che viene rotta da un'esplosione atomica e dal buco entra la bomba, ma entra anche
una sorta di uccello, un falco, un manifalco, come lo chiamo io, che porta in bocca non l'ulivo, ma una siringa per la droga. E nel frattempo si apre la predella e mostra la morte di Superman, quello che io auspico, quello che mi auguro. Mi auguro che i superuomini finiscano e che il mondo vada finalmente in mano agli uomini come noi, agli uomini normali. C'è Superman che è morto, rappresentato con una linea come quella che la polizia fa quando trova un cadavere, ed è simboleggiata dalla mano e dalla testa, la testa che sa di fumetto. E a questo punto uno dice, ma allora che dobbiamo fare? A questo punto dobbiamo cavalcare comunque la tigre, come si dice, cavalcare la tigre, perché altro non possiamo fare. Questa è la realtà. E allora compare la tigre cavalcata da una donna, secondo me, una donna, perché il futuro è donna, una donna che porta avanti questa tigre metallica, una tigre robot, con uno strano movimento della mano, con un strano sorriso quasi orientale, la porta avanti in una maniera diversa dal passato. La guida su un ponte fatto di tecnologia e di natura, e vanno verso la nuova mela che si vede affiorare al limite. E questa è la storia. E il politico che avete visto alle mie spalle, che è l'Arca dei Quattro Cantoni, era nato come politico a trasformazione, ma con movimenti manuali, così come si faceva nell'antichità.